prendi la biada che ti do per andare a San Francesco. San Francesco, c'è una via che ci porta a casa mia. Casa mia, c'è un altare con tre monache a cantare. Ce n'è una più vecchietta, Santa Barbara Benedetta. Ci si diverte un po'. Qual è la parte divertente? Vedete tutti questi bimbi, mi capa tanto. Maialino, proprio così fa. C'era una volta una piantina di pomodoro che a Lucignano, piccolo borgo della Valdichiana Aretina, ha dato vita ad un progetto straordinariamente emozionante. I nonni della casa di riposo e i bambini del nido Il Grillo Parlante si ritrovano ad ogni primavera per piantare amore e condivisione. Tutto nasce proprio da una piantina di pomodoro donata dai bambini agli anziani. Grazie alla sensibilità di funzionari comunali e operatori, adesso la visita dei nonni all'asilo è diventato un appuntamento che tutti aspettano con gioia. Sono sempre molto entusiasti, molto contenti, anche quando arrivano i nonni. Grazie a questo progetto, come avete visto, possiamo far incontrare gli anziani della casa di riposo e i bambini così piccoli, che insieme lavorano, ma giocano e costruiscono veramente un rapporto di profondo, fatto di scambio. Si pianta la consapevolezza negli anziani di poter ancora essere utili e di poter rapportarsi con il futuro, quindi con i bimbi. E nei bimbi si pianta la conoscenza, si pianta tutto quello che una persona anziana ci può tramandare, la nostra memoria, le nostre tradizioni. Non si faceva solchi con le bestie, no? Poi si appoggiavano lì e poi si buttava a terra addosso. Giornate come oggi ci lasciano nel cuore una serenità veramente bella, perché si vede la gioia negli anziani e la gioia nei più piccoli. Da loro bisogna ripartire.